Benvenuti in Jura News, il sistema di informazione giuridico che permette al professionista di essere sempre aggiornato. Ecco i titoli di questa edizione. In apertura, il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, numero 150, che stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Il decreto approva le indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28. Inoltre istituisce l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere. Stabilisce inoltre il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141 decies del decreto legislativo 6 settembre 2005 numero 206 recante codice del consumo. Per la scheda autoriale di approfondimento, link nel testo in allegato. Trattamento di dati sanitari. Il divieto generale di trattamento può essere derogato anche per motivi di interesse pubblico. Il Tribunale di Udine ha emesso una sentenza in merito ad un ricorso contro un'ordinanza in giurisdizione dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. L'ordinanza aveva ingiunto al ricorrente di cancellare i dati personali di pazienti trattati illecitamente. Il Tribunale ha rilevato che il divieto generale di trattamento di dati sanitari può essere derogato in presenza di motivi di interesse pubblico. Legittimazione passiva dei chiamati all'eredità e recupero dei crediti pubblici da parte di un ente pubblico. Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in merito alla legittimazione passiva dei chiamati all'eredità nel caso di recupero di crediti pubblici. La sentenza ha stabilito che l'ente pubblico non può agire nei confronti del chiamato all'eredità per il recupero dei crediti, in quanto solo l'erede succede nei rapporti obbligatori del decuius. L'amministrazione creditrice può comunque utilizzare strumenti per fronteggiare l'incertezza derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, come la fissazione di un termine per l'accettazione ex articolo 481 codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità ex articolo 528 codice civile. E questa era l'ultima notizia. Per ulteriori approfondimenti consultate il testo in allegato al video. Arrivederci.